assi viari ci dovremmo essere. Nella riunione di ieri in regione, alla presenza del governatore Enrico Rossi e del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi, è arrivata la conferma su uno stanziamento che servirà a coprire il primo lotto di 100 milioni di euro. 80 proverranno direttamente dal governo per la nuova tangenziale di Lucca, mentre gli altri 20 saranno di competenza della regione toscana. Alla cifra poi sono da sommarsi 15 milioni che serviranno per il nuovo ponte sul Serchio e di 5 per lo sviluppo della progettazione definitiva. I fondi, ha garantito il ministro, saranno inseriti nel decreto del Fare 2 o, se non sarà possibile, nella prossima legge di stabilità, quindi al massimo entro la metà del mese di ottobre. Una notizia che le amministrazioni lucchesi attendevano da anni e che stavolta pare possa trovare un'effettiva risposta pratica, anche se ad esempio il sindaco di Capanno, Giorgio Del Ghingaro, ci va davvero cauto pubblicando un post sul proprio profilo Facebook parlando di promesse da marinai. Una voce fuori dal coro che viceversa è unanime. Dai sindaci di Lucca e Porcari al presidente della provincia si registra applauso per l'iniziativa del governo Letta. L'iter procedurale prevede adesso il passaggio al CIPE ed una condizione temporale, sottolineata dal ministro Lupi: tempi rapidi e scadenze certe. Pare questo il rischio più grande. Infatti, qualora non si dovessero trovare gli accordi tra i comuni e la provincia sulle opere da realizzare, i finanziamenti governativi potrebbero andare a coprire altre criticità del territorio nazionale, lasciando a bocca asciutta ancora una volta la provincia di Lucca.